Ciao bimbi, ben ritrovati nel nostro spazio arte e disegno, disegnare partendo dalle figure geometriche. Oggi disegniamo la rana. La rana, questa è la filastrocca, bastano solo quattro segni per far sì che tu disegni prima il corpo e dopo l'occhio di un bellissimo ranocchio. Ok, allora, questa è la nostra pagina. La nostra pagina, come al solito, lavoriamo nella parte alta e voi poi lo fate in basso. Allora, iniziamo facendo un rettangolo di 5 quadretti. Allora, vediamo se vedete bene, benissimo. Ok, allora, 5 quadretti. E 7 quadretti. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, questo è il nostro rettangolo. Adesso da questo partiremo per disegnare il ranocchio, esattamente come abbiamo fatto per il cane, che abbiamo disegnato un ovale all'interno. Anche qui disegniamo il nostro ovale allungato. Ecco qua il nostro ovale. Questo è il nostro ovale. Adesso all'interno di questo ovale ne disegniamo un altro più piccolo. Ok, ne abbiamo disegnato un altro. Dopodiché facciamo qui in alto un cerchio. Facciamo. Mi raccomando, le linee leggerissime, bimbi, perché poi dobbiamo cancellarle. Qui facciamo un altro ovale. Ok. E qui ne facciamo un altro. Adesso iniziamo col cancellare le linee che non ci servono. Allora, abbiamo disegnato la sagoma. Adesso iniziamo a cancellare ciò che non ci serve. Quindi questo lo cancelliamo. Questo lo cancelliamo. Ripassiamo un attimino bene. Piano, mi raccomando, vedete, leggerissimo, perché quando cancelliamo poi non deve rimanere traccia. Ok, allora questo qui. Tutta questa roba la cancelliamo. Deve rimanere. Ecco fatta la zampina. Questo lo cancelliamo pure.
qui cancelliamo ciò che c'è dentro, quindi lasciamo questo cerchio, fatto bene, ci facciamo un cerchio così, ci disegniamo l'occhietto, dopodiché ci facciamo un bel sorriso, una ranocchia che questo è il mio ranocchio. Adesso prendiamo il verde che mi ha regalato Fabio, che finalmente ho un verde che funziona, e ripasso bene tutte le linee. Allora, intanto, poi magari in un secondo momento le ripassiamo anche con un colore più scuro. Adesso usiamo questo. Guardate, io sto ripassando bene i margini, le linee che abbiamo lasciato. Adesso siamo la coloritura, quasi quasi ci passerei un attimino un po' più scuro, eh sì, perché sennò non si vede la differenza. Ok, sotto la pancia, la pancia la facciamo di giallo. Ricordatevi che nella coloritura si usa un unico verso, non possiamo colorare utilizzando versi differenti. Adesso passo il resto con il verde. Mi raccomando, bimbi, sempre nello stesso verso. Poi lo oscuriamo un po' con il verde scuro. Ok, diciamo che devo fare l'occhio giallo. Ripassare, oscurire un po'
adesso prendo, se riesco a beccare un verde scuro che non ho, proviamo con questo, faccio delle macchie. No, non funziona. Allora, ecco, le facciamo così le macchie. Diciamo che il nostro bel ranocchio è terminato. Passiamo un attimino di nuovo. Ok, bimbi, allora ecco a noi il nostro Bernocchio. Siamo partiti da un rettangolo, ci abbiamo disegnato dentro un ovale, il cerchietto per l'occhio ed ecco pronto il nostro ranocchio. Rileggiamo la nostra filastrocca, la rana, bastano solo quattro segni per far sì che tu disegni prima il corpo e dopo l'occhio di un bellissimo ranocchio. Ciao e alla prossima!